Danza nei colori, vi do il benvenuto a una nuova puntata alla ricerca della bellezza. Baciata dal sole e, come dicevo, in questa scenografia veramente carica di colori e carica di energia, vi dico di che cosa parleremo oggi, proprio di energia. Avete ben presente quando voi vi preoccupate perché avete il cellulare scarico? Andate subito a ricaricarlo. Quando ci preoccupiamo di dover prendere la macchina e vedere se è riserva o quanta benzina c'è, perché appunto ci deve portare da un luogo a un altro luogo. È la stessa cosa per i tagliandi, la manutenzione in generale. È tutta una questione di energia. Io calcolo la ricarica appunto elettrica, visto che adesso stiamo entrando in questa nuova era. Tutto è regolato da questo controllo energetico, perché abbiamo bisogno di strumenti per poter compiere degli atti. Bene. Il nostro corpo funziona allo stesso modo, però dobbiamo capire quando l'energia è a zero o è a 100%, e c'è un modo, e oggi vi presento una persona che dell'energia ha fatto il suo senso di vita, aiuta le persone a capire la propria energia, il proprio campo energetico, come misurarlo e proteggerlo, e ci racconterà veramente tantissime cose. Andiamo, perché ci sta aspettando vicino al mare. Che quanta energia ci dà il mare. Andiamo. Ma buongiorno, benvenuta in questo scorcio meraviglioso. Diamo il buongiorno e il piacere al nostro pubblico a Barbara Angelucci. Barbara! Buongiorno, buongiorno. Hai visto che meraviglia e soprattutto quanta energia c'è qui in questo momento? Spettacolo, basterebbe solo stare fermi qualche minuto per ricaricarsi completamente. Noi parleremo esattamente di questo oggi. Ci porterai in un mondo... Ne parliamo tanto, forse in maniera incondizionata, inconsapevole, inconscia ne sappiamo tanto, ma non lo affrontiamo mai consapevolmente. Quindi tu ci accompagnerai in questi argomenti, in questo viaggio fatto principalmente di energia. Ma tu sei riuscita a farlo esattamente come lavoro. Come è iniziato tutto? Raccontaci la tua storia, Barbara. Io ho iniziato 15 anni fa con la professione di assistente sociale criminologa, e contemporaneamente è iniziato lo studio delle discipline cosiddette olistiche, quindi lo yoga, la meditazione e tante altre discipline. Dopo 15 anni mi sono chiesta come mettere insieme tutto questo grande sapere, l'esperienza, professionisti, imprenditori, persone diciamo comuni che ho aiutato negli anni a rimettere insieme proprio i famosi tre corpi, quindi il corpo mentale, energetico e fisico, ed è nato nel 2019 il metodo REI, che è il mio metodo, e dove proprio ho potuto condensare tutti questi anni di grande esperienza e conoscenza, sia in campo accademico ma anche in campo energetico ed olistico. Perché dietro a questi argomenti, cara Barbara, c'è una grandissima e notevole preparazione che dura anni, quindi non ci si improvvisa, non si racconta storie, non si praticano determinate cose a livello di sano approccio, sia mentale che, come detto poco fa, energetico e fisico, come esercitarci, come mangiare bene, insomma, se non hai un determinato tipo di preparazione. Non ci si può improvvisare così a caso leggendo solo un libro. Diciamo che dipende dal risultato che si vuole ottenere. Se una persona ha solo curiosità di spulciare un po', no, nella rete un determinato tipo di argomento, come può essere lo yoga, il reiki, nessuno impedisce di fare una ricerca anche così, un po' superficiale. Ma se si vuole davvero utilizzare questo sistema di riequilibrio integrato per ottenere un risultato
potente, forte nella propria vita, soprattutto in momenti di grandissimo stress, fatica, momenti in cui sentiamo veramente di disperdere a fine giornata tantissima energia e poi alla fine non ci siamo portati a casa neanche i risultati sperati, neanche la metà. Questo ci fa essere altamente improduttivi e questo è un tipo di problema che va risolto con delle tecniche chiaramente che hanno alle spalle un grandissimo studio e soprattutto tantissima esperienza. La cosa meravigliosa è che tutto quello che Barbara ha detto si può applicare tranquillamente dalla mattina alla sera tutti i giorni, sia sul campo personale ma soprattutto su quello professionale, per puntare ad avere anche dei risultati migliori, degli obiettivi e scrollarsi di dosso poi quella lamentela quotidiana che un po' tutti facciamo anche involontariamente senza rendercene conto. Esempio, oddio oggi come sono stanca, oddio ma cosa mi succede in questo periodo, ma perché capitano tutte a me, o peggio ancora, perché mi capitano tutte le stesse persone, le stesse situazioni, cosa posso fare? È vero che si inizia così, Barbara? Assolutamente sì, si inizia così e si finisce peggio, si dice, no? Perché poi questa famosa energia è molto ubbidiente. È molto obbediente, quindi se tu dici come mai capitano sempre tutte a me, l'energia vuole rispondere e quindi ti farà capitare tutto a te. Sembra un gioco, no? Sembra, dice, ma questa che di... È così, l'energia della quale siamo fatti è un'energia che risponde esattamente alla voce che noi mettiamo in campo, quello che in altri settori, nel coaching o anche nella psicologia, viene chiamato dialogo interiore. Quindi cosa dici quando dici, chiediamo noi, no? Cioè che cosa stai dicendo, di che cosa stai alimentando il tuo dialogo interno ed esterno, e la realtà risponde a quel dialogo, quindi bisogna un attimino metterci l'attenzione, il focus. Facciamo un identikit dell'energia. Poco fa io ho fatto un esempio chiaro, una contrapposizione. Controlliamo tutti i giorni la batteria del nostro cellulare. È giusto fare questa metafora? Assolutamente sì, tutto ciò che è nato dopo l'uomo ha preso spunto dall'uomo, quindi in realtà quando si parla di corpo energetico è un corpo fisico, non è filosofia, è scienza, ne parlava già Einstein tantissimi anni fa, magari a quel tempo era un po' incompreso, ma noi parliamo proprio di una parte del nostro essere agganciata al corpo fisico che produce quotidianamente energia in termini proprio fisici, cioè di hertz. Ok, ogni organo del corpo ha una sua frequenza, proprio fisica, non posso chiamarla diversamente, perché è proprio una frequenza misurabile in hertz. Oggi c'è la biorisonanza, per esempio, che ci permette di fare uno scanner immediato di quelli che sono i livelli dell'energia del nostro organismo e vedere se i nostri organi e il nostro corpo energetico è in equilibrio oppure sta vibrando male, sta emettendo o troppa o poca energia. Siamo veramente delle batterie che camminano e se noi non sappiamo dove attaccare la corrente, dove andare a prendere la corrente, perché il cellulare sappiamo dove lo dobbiamo attaccare quando abbiamo bisogno di energia, sappiamo di quante ore ha bisogno per potersi ricaricare. Se non hai ricaricato il cellulare la notte, il giorno dopo non sarà produttivo, non farà per te quello che tu chiedi, così il corpo mentale e il corpo fisico. Se la notte avrò dormito malissimo e non respiro bene, non ossigeno bene il mio corpo, il giorno dopo io non sarò produttivo, non riuscirò ad ottenere dal mio corpo e dalla mia mente l'energia della quale ho bisogno.
per intenderci, Emanuela, vi faccio un esempio. Vi sarà capitato di sentire nominare il mantra Om, famoso mantra Om che ormai ha spopolato persino in canzoni molto famose, no? Ci si conclude la canzone di Francesco Gabbani, no? Che cos'è il mantra Om? Non è altro che utilizzare il primo strumento musicale che la natura ci ha dato, che è la nostra voce, per emettere una frequenza che serve per riallineare e riportare in equilibrio il nostro sistema energetico. Chiaramente anche il mantra Om va utilizzato in un certo modo e come dicevamo prima, non ci si può improvvisare, ma mi piacerebbe che da casa provaste a pronunciare questo mantra solo 10 volte la mattina appena svegli e poi magari ci fate sapere che cosa cambia nella vostra vita. Quindi non è solo per poche persone, perché c'è sempre dietro una velata contraddizione o credenza, forse credenza è il termine esatto, dove praticamente tutto questo è per pochi, invece assolutamente no, bisogna conoscerlo per poterlo abbracciare e accogliere, appunto per capire meglio quali sono anche le strade e le indicazioni per capire meglio tanti sintomi, perché è facile trovare il problema, è facile lamentarsi e tirare fuori quelle che sono le sofferenze, le incapacità. Qui ovviamente non è che vogliamo giudicare qualcuno o dire come funziona, semplicemente con occhio curioso comprendere meglio una realtà che ancora effettivamente stiamo cercando di comprendere in tutte le sue parti. Fino a poco tempo fa lo yoga era anche qui per pochi, scienze orientali, tutto ciò che è olistico, reiki. Abbiamo sempre guardato queste cose come se facessero parte di un altro mondo, appartenenti a un altro confine. In realtà non è così. Possiamo utilizzarli anche noi. Quindi dopo l'esercizio dell'OM, effettivamente, quali sono i display dove io vado a comprendere che la mia energia è al 5%, al 10% piuttosto che al 60%, o ok, la mia batteria si è ricaricata al 100%, o addirittura c'è un surplus di energia, perché può far male anche quello. Allora, come principale autodiagnosi, diciamo così, meccanici di noi stessi, se la sera, dopo che hai lavorato tutto il giorno e fatto quello che insomma devi fare quotidianamente, hai ancora energia da regalare alla tua famiglia, ai tuoi cari, ai tuoi figli, alla tua compagna, e addirittura senti di averne talmente tanta da poterne regalare, nonostante che magari sei in piedi dalle 6 del mattino e finisci di lavorare alle 8 di sera. Questo è un indice di ottimo livello energetico. Se invece già da come poggi i piedi a terra, c'era una mia cliente, un'imprenditrice, che mi diceva: Barbara, ma secondo te è possibile che risolvo questo problema? Io mi sento scarica appena metto i piedi a terra la mattina, appena mi alzo dal letto io già vorrei tornare a dormire. Quindi se ci si sente già stanchi di prima mattina, mal di testa, eccessiva tensione nel corpo, difficoltà di concentrazione, dovrei metterci un quarto d'ora a svolgere un compito, ci metto un'ora e mezza perché mi distraggo continuamente, senso di impotenza, frustrazione. In generale, quando sento che non riesco ad avere bene le redini della mia vita professionale e personale, sono tutte delle spie, oppure il respiro corto, per esempio. Fate un'autoanalisi: la maggior parte delle persone respira in maniera corta, non riusciamo più a respirare, e considerate che il respiro è proprio la base di partenza, è proprio la nostra principale spina dove andiamo a ricaricare la nostra energia fisica ed emotiva e mentale. Mi piace con Barbara approfondire anche l'argomento professionale. Hai detto poco fa che le difficoltà di concentrazione ci portano ovviamente a essere poco produttivi, e questo potrebbe essere un problema sul lavoro.
studi, questo hai fatto un metodo ben preciso. Sei riuscita a sviluppare, dopo anni di studio, dopo anni di ricerca e dopo tantissime persone che sono venute da te a chiederti una consulenza, hai istituito un tuo metodo chiamandolo metodo Ray, che interfaccia personalmente con professionisti, cioè un faccia a faccia dove in questo percorso i professionisti possono chiederti e confrontarsi in maniera produttiva e consapevole di come gestire le loro capacità, le loro energie e ottenere i propri obiettivi. Assolutamente sì, professionisti ed imprenditori che sono i più esposti, le famose partite IVA, sono le più esposte, non che gli altri non lo siano, ma maggiormente esposti a questi squilibri, diciamo un po' energetici. Se io sono un imprenditore ed ogni mese investo migliaia di euro negli stipendi dei miei dipendenti, ma loro per problematiche emotive, energetiche, di conflitto interno all'azienda, magari non mi posso vedere con il mio collega a fianco e sono costretto a doverci lavorare, se ho problematiche in famiglia e le riporto sul lavoro o viceversa me le porto a casa le problematiche lavorative, sicuramente quanto mi renderà in termini di produttività questo dipendente? Mi renderà il 30%, e se io ti pago 100, tu mi rendi 30, non va bene, l'azienda non funziona, la produttività diventa limitata. La produttività di un professionista e di un'azienda è direttamente proporzionata al benessere delle risorse umane che lavorano all'interno di questo sistema, perché un'azienda è un sistema come un sistema familiare. Per un imprenditore l'azienda è come un figlio, è come un figlio, è un qualcosa di importante, no? E così per un professionista, la stessa cosa, fa parte di un sistema di vita e di relazioni che deve essere assolutamente messo in equilibrio per rendere al 110%. La qualità del tempo e del valore della propria vita è direttamente proporzionata alla quantità e qualità del benessere sia del professionista che dell'azienda. E questo significa riuscire a raggiungere più facilmente i propri obiettivi senza disperdere troppa energia. Spesso non solo disperdiamo tanta energia, ma spesso non riusciamo neanche a raggiungere quegli obiettivi, proprio perché, soprattutto in campo aziendale, l'azienda è un sistema, e se tutte le parti, quindi dipendenti di questo sistema, non sono in equilibrio tra di loro, ovviamente la produttività ne risentirà tantissimo, così come un professionista che vive all'interno di un sistema, il sistema della sua famiglia e delle relazioni professionali, chiaramente se non riesce a tenere in equilibrio tutte le parti del suo sistema, quindi il tempo, la famiglia, i figli, il dire di sì o dire di no a determinate situazioni che vengono proposte, chiaramente sarà più difficile, se non impossibile, raggiungere i propri obiettivi con soddisfazione. Tutto rimanda ad un unico termine: cambiamento. Ma Barbara, questa parola fa tanta risonanza, porta con sé tanta energia, però per la maggior parte delle volte il cambiamento viene visto con un'accezione negativa, o sbaglio? Fa paura, perché quando le persone, i miei clienti vengono da me con una grande motivazione, perché chi arriva da me vuol dire che sta vivendo un momento molto particolare di difficoltà. Quando però si chiede di cambiare anche delle piccole cose quotidiane, banalmente far fare un esercizio di respirazione quando ti svegli al mattino, che tu dici no e che ci vorrà mai, le persone fanno una grandissima resistenza, ma non all'esercizio in sé, ma perché quando noi facciamo un cambiamento, anche piccolo, tutto quello che è intorno a noi cambia. Tu pensa al sassolino piccolo quando lo butti, no?
nel lago, nell'acqua, una cosa piccola 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 fa una grande eco, una grande risonanza, no? E questo succede anche con quei piccoli cambiamenti che noi però apportiamo quotidianamente, e questo fa paura, perché magari la moglie ti guarda e ti vede seduto a fare 5 minuti di respirazione e dice: mio marito è impazzito, no? Soprattutto se si tiene un po' segreto, no? Questo percorso. Quindi più la risonanza intorno a noi che fa paura che non il cambiamento, perché il cambiamento lo vogliono tutti, tutti vorrebbero andare verso una direzione desiderata, e quindi io accompagno le persone a trovare il modo più coerente, ecco, con se stessi, con la propria vita, i propri bisogni e anche i propri schemi, per poter fare meno fatica, per poter resistere meno, insomma, a questo cambiamento. Barbara, abbiamo scelto questa location non a caso, perché nulla è casuale, tutto causale. In qualche modo siamo spinti e sorretti da questo potentissimo vento, questa brezza che ci accompagna lungo le coste di Porto Recanati, e vorrei riabbracciarmi al discorso che abbiamo fatto poco fa. Il cambiamento, come riusciamo a trovare quella forza che, come questo vento, ci spinge in avanti e ci riesce a dare, a intraprendere la giusta via, la giusta strada, e in qualche modo ci fa essere consapevoli, anzi ci fa andare verso la consapevolezza. Allora, la strada è sicuramente ricca di tappe, ma un lungo viaggio parte sempre da un piccolissimo passo. E mentre parlavi mi è tornato in mente un passo del bellissimo libro che si chiama Mangia, prega, ama, che consiglio ai nostri telespettatori, e c'è un pezzetto che dice: impara a scegliere i pensieri così come scegli i vestiti ogni giorno. E questa è sicuramente la primissima tappa per intraprendere il viaggio della consapevolezza. Non lasciamo i pensieri a caso. Ogni volta che pensiamo qualcosa, stiamo attenti al nostro dialogo. Che energia porta con sé quello che sto pensando e quello che sto dicendo? Quali effetti produce dentro di me e soprattutto poi all'esterno? Ha portato un buon risultato quello che ho detto, quello che ho pensato? Mi carica o mi fa sentire come il cellulare scarico? Al 5% di batteria, a malapena per andare a dormire, no? Quindi ci possiamo allenare così, e già questo porta a un cambiamento enorme nella nostra vita, nelle nostre relazioni professionali e nelle nostre relazioni personali. Barbara, ci salutiamo con un grande augurio di poterci ritrovare presto, ti ringraziamo per questo percorso immerso nell'energia, e abbiamo scelto di salutarci qui di fronte al mare, dietro una delle montagne più belle della nostra costa adriatica, il Conero, perché questo è un grandissimo motore energetico. Non a caso i più grandi pensatori, artisti, sognatori, poeti si rivolgono in qualche modo sempre al mare. Pensa che al mare ci sono tutti gli elementi, c'è il fuoco del sole, la madre terra, l'aria e l'acqua, quindi è un luogo straordinario dove ricaricare le nostre energie. Noi, prima di finire la puntata, chiediamo ai nostri ospiti qual è la loro via della bellezza. Noi siamo sempre costantemente alla ricerca della bellezza interiore e esteriore, perché ce ne abbiamo veramente tanta, soprattutto in Italia e soprattutto qui nelle Marche. Voglio chiedere a Barbara qual è la sua via della bellezza che applica, che cerca e che trova ogni giorno. Ma tra le varie cose quotidiane, la mia via della bellezza è immergermi sempre nel respiro.
prendere contatto profondo con il mio respiro e lui mi guida, mi dice se sono centrata, nervosa o scarica. E tenere presente e tenere fortemente in contatto con il mio respiro consapevole, essere consapevole del mio respiro. Grazie a Barbara Angelucci, grazie a voi che ci avete seguito, cultori della bellezza che salverà il mondo, della nostra bellezza, tutti i giorni nel pomeriggio con TVRS e anche domani. Buon respiro a tutti! Buon respiro consapevole.